grazie a Luisa, grazie per queste parole molto gentili. Sono veramente felice di essere qua con voi per la prima volta a Trento, dopo tanto tempo che sto seguendo il bellissimo lavoro che sta facendo l'osservatorio per Balcani e Caucaso. E sono anche molto incuriosito da tutta questa nuova ricerca di cui ho sentito parlare oggi. Devo dire però che quando Marco mi ha invitato a partecipare a questo evento sono stato un po' travestito a accettare il suo potere di mito, fondamentalmente per quelle ragioni. Innanzitutto è da un po' di tempo che da sociologo non lavoro più sulla problematica dell'attivismo antiguerra, a cui ho dedicato almeno 4 anni di ricerca e su cui ho pubblicato un libro collega e amica di Zagabria che si chiama Vesna Jankovic, curato un volume di cui vi parlerò oggi. E la seconda ragione è che non ho praticamente mai parlato italiano in pubblico. La lingua italiana per me è sempre stata la lingua dell'amicizia e dell'amore naturalmente, ma oggi la parlo molto volentieri davanti a voi e con voi anche per salvarla, per mantenerla, visto che non vivo più in Italia. Mi sono sempre trovato molto bene qua, da un nomade ma anche da un apolide jugoslavo. Voglio dire, in questo contesto in cui si parla della cooperazione e della solidarietà internazionale, di essere molto grato per l'accoglienza che mi ha offerto questo paese. Io oggi naturalmente non riuscirò a presentare tutti i risultati della nostra ricerca sull'attivismo antiguerra in Jugoslavia, però posso fare un riassunto e, visto che formalmente parlando non faccio parte del progetto che viene presentato oggi, vorrei fare delle osservazioni più generali e parlarvi un po' di come ragionavamo e che vuoto scientifico ma anche emozionale che è molto profondamente radicato in noi volevamo che colmassero questi libri. Non vi dico comunque di comprarli per il Natale perché noi non guadagniamo niente. Questi libri sono stati scritti in inglese e poi tradotti in serbo-croato e Marco ha anche scritto una bellissima recensione in italiano. Ma mi farà molto piacere condividere le versioni elettroniche con chiunque possa essere interessato. Vorrei cominciare con le parole di una storica inglese che si chiamava Frances Yates, che in un libro pubblicato nel 1947 che trattava tutto un altro argomento legato alla Francia del XVI secolo, dice: la storia veramente accaduta non è tutta la storia, perché lascia fuori le speranze mai realizzate, i tentativi di impedire lo scoppio delle guerre, gli inutili sforzi di risolvere le divergenze con metodi conciliativi. Queste speranze fanno parte integrante della storia non meno dei terribili avvenimenti che la ratificarono. In questa citazione si racchiudono le nostre motivazioni per cercare di scavare le storie dell'attivismo antiguerra nel paese di Jugoslavia. È vero che comunque che da storici, da antropologi, da sociologi, da scienziati sociali, insomma, cerchiamo i punti di cambiamento. Cerchiamo circostanze nuove come il gancio su cui appendere le nostre analisi sociali. E certamente la guerra è la forma più radicale del cambio sociale, ovviamente perché toglie la vita, quella puramente biologica, ma togliendo la vita toglie anche la sociabilità. La guerra in altri termini elimina le sfumature, non tollera le pluralità identitarie, riduce la complessità e la ricchezza del mondo sociale sulle semplici opposizioni binarie. La guerra capovolge le geografie, rompe le famiglie, spezza le amicizie e porta la vita nelle direzioni nuove che spesso non era possibile anticipare.
molti di noi sicuramente avremmo fatto qualcos'altro se non ci fossero state le guerre di Osama. Ed è in questo senso che la guerra ha una logica totalitaria. Quello che dice Trotsky: forse voi non vi interessate per la guerra, ma la guerra si interessa sempre per voi. Allora, visto che le guerre mancano i punti di cambiamento, siamo quasi abituati e certamente molto frequentemente insegnati, particolarmente dentro delle culture patriarcali, come spesso sono quelle balcaniche, a vedere la storia come una semplice serie di conflitti da cui viene cancellata la fragile bellezza della convivenza. E' per questo che la mia carissima amica Maura De Bernard, che insegna gli studi ebraici all'Università di Bologna, gli studi così pieni di sofferenza ma anche di speranza, e che è stata in Bosnia immediatamente dopo la guerra, spesso mi chiede: ma quando una volta impareremo a scrivere la storia della pace? Esattamente per la nostra scarsa esperienza con le storie della pace, negli ultimi 20 anni sono stati scritti milioni di parole, centinaia di libri che parlavano e cercavano di evidenziare presumibilmente l'antica impossibilità dei popoli jugoslavi a vivere insieme. Da questi libri e articoli, più o meno accademici, più o meno, forse meno, amichevoli, spesso spariva l'enorme complessità sociale, religiosa, politica, storica del mio paese che non esiste più. E con questa complessità sparivano anche gli esempi numerosi ma poco udibili, poco percettibili perché fragili, della solidarietà interetnica e dell'umanità che tali situazioni straordinarie come conflitti armati, e particolarmente conflitti armati tra vicini e fratelli, sempre incoraggiano. E poi questa interpretazione riduzionista dei conflitti si è incastrata in un'inondazione dei lavori sociologici e storici nazionali e piuttosto nazionalisti, in cui apparivano singole repubbliche jugoslave come gli unici punti di partenza e le uniche cornici di analisi. Tutto questo è anche stato accompagnato dalle forti tendenze del revisionismo storiografico, che ha equiparato le vittime e gli esecutori, cercando praticamente di cancellare gli ancoraggi morali con cui siamo cresciuti, confondendo così le misure del bene e del male. Allora, in questo contesto, noi, purtroppo, per tornare alla domanda di Maura, non potevamo scrivere una storia della pace. Ma ci abbiamo tenuto tanto a portare in superficie quella storia offuscata e marginalizzata degli sforzi enormi che si facevano in tutte le repubbliche jugoslave durante gli anni 90 per sfuggire alla soffocante onnipresenza dell'identità etnica. Gli sforzi che puntavano a far vedere e a testimoniare con il proprio corpo che non esiste necessariamente la compatibilità tra l'appartenenza etnica e l'opinione politica. Certamente non volevamo negare l'enorme potenza distruttiva del nazionalismo, né sostenere che ci fosse stato un altro paradigma teorico con cui capire meglio le guerre jugoslave. Però pensavamo che la sociologia e l'antropologia potessero aiutarci a turbare, a destabilizzare un po' le maniere stereotipiche in cui si vedevano questi conflitti regionalmente e internazionalmente. Siamo stati molto ispirati e guidati dalle parole del grande sociologo francese Pierre Bourdieu, che diceva che la sociologia deve essere un'arte marziale che può aiutarci a difenderci senza attaccare. Allora, i nostri libri rappresentano gli sforzi a scrivere una possibile storia alternativa della dissoluzione della Jugoslavia e ad offrire la piattaforma per le voci degli attivisti pacifisti che erano state marginalizzate socialmente, politicamente e anche accademicamente. Volevamo prendere la strada opposta a quella che hanno fatto tanti ricercatori dei conflitti, essendo sempre molto più interessati
interessati all'elite e ai livelli più alti del potere, a scapito delle storie locali e delle forme di protesta e organizzazione della gente comune, quello che in inglese si chiama grassroots activism, attivismo dal basso. Volevamo infatti controbilanciare in modo autorevole, ma delle volte unidimensionali studi basati sul nazionalismo e far vedere che anche la ricerca delle alternative politiche e delle soluzioni pacifiste faceva parte del complicato mosaico della disintegrazione dell'Eurozona. Nella mia ricerca, più specificamente, che ho pubblicato in questo libro intitolato Lottavamo per l'Aria, non sono stato così interessato allo sviluppo delle singole iniziative pacifiste. La mia intenzione era piuttosto dimostrare che l'attivismo contro la guerra non era uscito da un vuoto politico, ma rappresentò la concentrazione di nuclei di dissidenza e di impegno civile che si erano articolati a partire dalla Seconda Guerra Mondiale e in un modo più intenso dagli anni 60 e 70. Questo è un libro che si trova all'incrocio tra sociologia storica, antropologia e studi sui movimenti sociali e porta alla luce un universo complesso di gruppi, di relazioni, di percorsi organizzativi, dalle iniziative femministe agli studenti del 1968, dai pacifisti sloveni degli anni 80 agli attivisti ecologisti di Zagabria. Tutti loro, con la minaccia delle guerre, si ritrovano all'inizio degli anni 90 nelle iniziative anti-guerra. Certamente volevo studiare queste dinamiche in un'ottica transnazionale, quella sempre croata, innanzitutto perché pensavo che sarebbe stato impossibile capirle altrimenti, ma volevo anche sovvertire e destabilizzare l'insistenza sui singoli paesi nazionali che sono emersi dopo le guerre e far vedere che quella jugoslava non era per niente una società semplicemente oppressa dal regime comunista, come spesso possiamo sentire oggigiorno, ma che infatti si trattava di una società dinamica in mutazione continua ed anche molto progressista per quanto riguarda certi aspetti legali e sociali. Il volume coletano, d'altro lato, allarga lo sguardo a tutte le ex repubbliche e al Kosovo e offre dei contributi più sperimentali, testimonianze dirette e autoetnografie dei protagonisti della mobilitazione dell'epoca. Questo libro è il risultato del tentativo di arricchire l'analisi dello studioso con la memoria dell'attivista e soprattutto di mettere in questione quella che può sembrare lampante e chiara, ma per noi era problematica separazione tra il presumibilmente obiettivo studioso da un lato e l'appassionato attivista dall'altro lato. Insomma, quello che sto facendo io oggi, un po' essendo né studioso né attivista, è un po' studioso e un po' attivista. Noi certamente non pensavamo che questi due modi di vedere e interagire con il mondo si escludessero a vicenda, anzi. Questo volume poi dedica particolare attenzione agli strumenti di informazione e del contatto che si era rotto tra le diverse repubbliche. E tra questi strumenti c'era tutta una serie di mezzi, dai tradizionali bollettini a stampa fino alla prima rete elettronica che si chiamava Zambia per la pace. Analizziamo veicoli di cultura antimilitarista e antinazionalista come l'Arxin di Zagabria o Repubblica di Belgrado e ci fermiamo soprattutto sul ruolo della radio che fu molto rilevante. Ci sono anche tanti passaggi che fanno riferimento agli intensi contatti tra gli attivisti jugoslavi e quelli che si sono impegnati all'estero per l'emergenza della guerra. Vesna Jankovic, la co-curatrice, sottolinea l'importanza della tappa jugoslava del percorso di maturazione dell'attivismo transnazionale odierno e la vede come un importante episodio dei nuovi fenomeni globali che tuttora attende un'analisi più approfondita. Naturalmente, come dice il grande sociologo italiano Alberto Melucci, i movimenti sociali sono sistemi di tensioni. Allora, in tutte queste iniziative, certamente non mancavano difficoltà di comprensione, c'erano tante frizioni e divergenze sia rispetto ai metodi di intervento che alla lettura e all'interpretazione del conflitto.
Oltre alle incomprensioni tra le forti personalità e tra i gruppi di diverso orientamento, c'erano delle relazioni difficili tra pacifismo e antimilitarismo, diritto all'autodeterminazione e all'autodifesa, che non potevano non incidere sui rapporti tra attivisti serbi, sloveni, bosniaci, croati e kosovari, non tanto per la loro nazionalità, naturalmente, quanto per i diversi contesti in cui si trovavano. Allora, tutto questo trova il suo posto in questi due volumi, perché non era la nostra intenzione offrire una versione romanzata, naturalmente, ma onorare gli sforzi pacifisti e le iniziative civiche tramite uno sguardo critico. Alla fine volevamo offrire una testimonianza perché gli altri, in altri posti del mondo, in Iraq, in Siria, in Ucraina, da dove vengono gli studenti con cui lavoro e che ho visto soffrire negli ultimi mesi, e dove si soffocano le iniziative per la pace mentre noi parliamo, potessero appoggiarsi sulla nostra esperienza. Grazie.